venuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, la clausura, il corridoio della clausura, la cella numero 5. Oggi qui per raccontarvi però cosa accadeva in un altro convento nel 1907. Eh sì, perché nel 1907, il 27 di gennaio, Padre Pio da Pietrelcina, ovvero Fra Pio da Pietrelcina, emetteva i voti della sua professione perpetua, professione solenne, come viene definita, proprio il 27 gennaio del 1907. Lui trascorre in questo convento circa 3 anni, dal 1904 al 1907, dopo aver fatto emesso la professione temporanea. Dopo 3 anni lui si trova nel convento di Sant'Elia Pianisi proprio per studiare la filosofia, e allora al termine di questo periodo emette la professione solenne. Si lega per sempre all'ordine dei frati minori cappuccini sotto la regola del serafico padre San Francesco, un vero e proprio atto di nascita di questo giovane frate che aveva 19 anni, doveva compiere 20 anni il 25 maggio del 1907. Sant'Elia Pianisi è stato un convento molto importante per Padre Pio, perché è stato il convento dove nasce in lui l'anelito missionario, è stato il convento dove lui ha la sua prima bilocazione, che va direttamente a documentare, è lui stesso che lo scrive. È il convento del martirio degli scrupoli, è il convento dove insieme agli altri frati fa una serie di gite, ecco, di passeggiate, e tanti aneddoti e tanti racconti. Ma quello che oggi voglio raccontare a tutti voi è un fatto particolare, che la prima volta è stato raccontato da Emanuele Brunatto nel suo libro nel 1926, che gli era stato direttamente raccontato da Padre Pio, ma era lo stesso Padre Pio che anche qui a San Giovanni Rotondo spesso raccontava dei fatti del suo iter formativo, e anche questo fatto lo ha raccontato spesso. L'ho raccontato anche a Padre Agostino, che ha trascritto parola per parola nel suo diario. Che cosa era accaduto? Una notte d'estate, dopo la recita del mattutino, avevo la finestra aperta perché faceva tanto caldo, avevo sia la finestra aperta che anche l'uscio della porta aperta, quando all'improvviso, racconta Padre Pio, sentii dei rumori fortissimi che provenivano dalla stanza accanto. E allora cominciai a pensare che il mio confratello, che era accanto a me, era sveglio, allora faceva un po' di rumore, e chiesi: Fra Atanasio, cosa è successo, Fra Atanasio? Non avevo risposta, dice Padre Pio, ma cominciai a percepire, a sentire odore di zolfo. Allora mi affacciai dalla finestra che dava sul chiostro, e lui racconta, Padre Pio, le nostre finestre erano talmente vicine che ci passavamo anche i libri con i confratelli. Allora mi affacciai e cominciai a chiamare: Fra Atanasio, ma niente, buio, era notte. Racconta Padre Pio, pensando che Fra Atanasio era in preghiera, cominciai a recitare anche io il Santo Rosario, ma nel momento in cui stavo indietreggiando per girarmi, andare verso il mio letto, racconta Padre Pio che vide dalla porta entrare un grosso cane nero che aveva la bocca era aperta con la bava che gli usciva, e allo stesso tempo aveva del fumo che gli usciva dal naso, ed era talmente Padre Pio lo descrive come un animalaccio, nel senso che gli si stava andando contro, e con una voce che non era di questo animale cominciò a dire: è isso. A quel punto si avvicinò a Padre Pio, che al giovane frate, che si buttò sul letto per il terrore, per la paura, ma poi all'improvviso questo animale saltò sulla finestra
e andò via, cioè fece un salto e sparì. Padre Pio era impaurito, si affacciò, non lo vide più. L'indomani venne a sapere che fra Atanasio non c'era in quel giorno in convento, quindi accanto non c'era nessuno, accanto alla sua cella. E poi chiedendo alla gente del posto di chi fosse quel cane, nessuno sapeva, nessuno aveva mai visto un cane grande, nero, ringhioso, arrabbiato. Allora Padre Pio, fra Pio, si convinse che era il diavolo che era andato a trovarlo e lo aveva sfidato.